Ciao e benvenuti sul canale di In Cucina col Mago Totonno. Cari amici, la rubrica delle ricette messicane continua e questo mese voglio proporvi una ricetta fenomenale, buonissima come sempre, ovvero sto parlando dei tacos vampiro, che non sono nient'altro che una tortillas bella dorata e tostata con sopra vari ingredienti che poi vi farò vedere. Se ti sta piacendo questa rubrica delle ricette messicane, che più o meno sta andando avanti da un anno, fammelo sapere con un commento qui sotto e lascia già un bellissimo like. Se ancora non l'hai fatto e ti piace la cucina calabrese e non solo, allora ti invito a iscriverti al mio canale e ad azionare anche la campanellina, così ti avviserà quando usciranno i miei nuovi video. Detto ciò, inizia a prendere carta e penna perché sto per dirti gli ingredienti di questi fenomenali tacos vampiros. Quindi gli ingredienti per far ben 3 tacos vampiros sono 3 tortillas. La ricetta la potete trovare sempre nella playlist delle ricette messicane che vi lascerò a fine video. Molti mi dicono sempre che non vengono bene le tortillas di mais, ma se voi usate questa farina qua, questa qua è quella che si trova nei negozi multietnici, sicuramente vi usciranno benissimo perché io uso questa farina qua. Non dovete usare farina per fare, diciamo, la polenta, che si trova spesso nei supermercati, farina di mais prepolenta, farina di mais precotta per sempre comunque polenta e lo scopo finale, quella farina là non va bene. Dovete comprare proprio la farina di mais, che io la trovo facilmente nei negozi multietnici, che adesso in qualsiasi paesino più o meno un pakistano o un indiano lo ha aperto. Quindi se andate in questi mini supermercati multietnici dovete comprare la farina di mais, quella bianca, oppure ce l'hanno gialla, quella bianca come sto usando adesso io, vengono buonissimi. Oppure potete usare le tortillas di farina, che comunque trovate sempre la ricetta nel playlist dove ci sono tutte le ricette messicane. Oltre a questo ci occorrerà, ragazzi, ben 200 grammi di carne. Io userò di vitello, ma voi potete usare anche di maiale oppure salsiccio, qualsiasi altro tipo di carne che vi piace. Dopodiché ci occorrerà 150 grammi di caciocavallo oppure di provola, mezza cipolla più o meno e un avocado. E ancora gli ingredienti non sono finiti qua, perché ci occorreranno anche dei ravanelli, questo sembra a vostro gusto perché più ne mangiate più ne mettete, un mezzo pomodoro oppure un intero, del lime oppure se non lo trovate potete usare del limone, poi del sale con dell'olio extravergine d'oliva quando basta e infine del prezzemolo oppure coriandolo. Là loro usano il coriandolo proprio, è la spezia principale per i tacos, ma se voi non piace oppure non lo trovate, come per esempio io non l'ho trovato, ho usato il prezzemolo e comunque vengono buoni. Detto ciò, spero che questa video ricetta, carissimi amici, vi piacerà, se no come sempre pazienza, un ci può fare niente e adesso andiamo alla preparazione. Allora, iniziamo preparando tutti gli ingredienti che poi ci serviranno per appunto condire i nostri tacos vampiros. Quindi prendiamo una cipolla e la andiamo a tagliare proprio a cubettini piccolini, vi raccomando. Dopodiché prendiamo i ravanelli e li andiamo a tagliare a dischetti in questo modo. Tutta questa preparazione che vi faccio vedere sono appunto quelli che fanno in Messico, lì in Tijuana. Quando preparavamo i tacos per alcuni che c'era una serata, tagliavamo le cose in questo modo, così poi ognuno poteva scegliere di mettere ciò che voleva nel piatto. Dopo che abbiamo appunto tagliato i ravanelli, adesso andiamo a tagliare il lime a cubetti in questo modo. Dopodiché prendiamo il prezzemolo, appunto il coriandolo, e lo andiamo a tagliare abbastanza finemente. Una volta ottenuto ciò, adesso andiamo a prendere il pomodoro e lo andiamo a tagliare anche a cubettini piccolini. F-
Fatto ciò, adesso andiamo a prendere l'avocado e lo andiamo ad aprire, sbucciare e poi lo andiamo a tagliare a fettine in questo modo. Potete anche fare un guacamole invece di tagliarlo così a fettine. Se volete la ricetta la trovate sempre a fine video. Ed ecco qua tutti gli ingredienti che ci serviranno per preparare i nostri tacos. E adesso andiamo a cucinare la carne, la facciamo per bene rosolare e dopodiché la andiamo a tagliare a striscioline in questo modo. E adesso non ci resta altro che prendere una padella, ci mettiamo un poco di filo d'olio, poi prendiamo la tortilla e la immergiamo da entrambi i lati appunto nell'olio. Lo facciamo dorare per bene da un lato, nel frattempo mettiamo anche la carne in un angolino così che si riscaldi e resta sempre ben calda. Poi ci aggiungiamo appunto il caciocavallo e la carne di sopra. Adesso copriamo e facciamo tostare per bene la tortillas e facciamo anche sciogliere il caciocavallo. Una volta cotto, poi adesso l'andiamo a preparare. Quindi mettiamo un poco di avocado, il pomodoro, un po' di cipolla e un poco di prezzemolo, un po' di ravanelli e poi una bella spruzzata di limone. Io userò anche un bel po' di piccante habanero direttamente dal Messico. L'assaggio è buonissimo, non vi posso dire cosa ho provato in questo momento. E vi consiglio adesso di vedere la playlist delle video ricette messicane, dove trovate anche come fare le tortillas. E poi, se ancora non l'avete fatto, beh, iscrivetevi al canale, azionate la campanellina, lasciate like al video, commentate e condividete con i vostri amici la ricetta. Ciao!